non c'è vicenda di Tebe, in cui manchi il cieco indovino Tiresia. Poco dopo questo colloquio, cominciarono le sventure di Edipo. Vale a dire, gli si aprirono gli occhi. E lui stesso se li crepò dall'orrore. Parlano Edipo e Tiresia. Edipo, vecchio Tiresia, devo credere a quel che si dice qui, in Tebe, che ti hanno accecato gli dèi per la loro invidia? Tiresia, se è vero che tutto ci viene da loro, devi crederci. Tu che dici? Che degli dèi si parla troppo. Essere cieco non è una disgrazia diversa da essere vivo. Ho sempre visto le sventure toccare al suo tempo dove dovevano toccare. Ma allora gli dèi che ci fanno? Il mondo è più vecchio di loro. Già riempiva lo spazio e sanguinava, godeva. Era l'unico dio quando il tempo non era ancora nato. Le cose stesse regnavano allora. Accadevano cose. Adesso, attraverso gli dèi, tutto è fatto parole, illusioni, minaccia. Ma gli dèi possono dare fastidio, accostare o scostare le cose, non toccarle, non mutarle. Sono venuti troppo tardi. Proprio tu, sacerdote, dici questo? Se non sapessi almeno questo, non sarei sacerdote. Prendi un ragazzo che si bagna nell'Asopo. È un mattino d'estate. Il ragazzo esce dall'acqua. Ci ritorna felice, si tuffa e si rituffa. Gli prende male e annega. Di cosa c'entrano gli dèi? Dovrà attribuire agli dèi la sua fine oppure il piacere goduto? Né l'uno né l'altro. È accaduto qualcosa che non è né bene né male. Qualcosa che non ha nome. Gli daranno poi un nome, gli dèi. E dare il nome, spiegare le cose. Ti par poco, Tiresia? Tu sei giovane, Edipo. E come gli dèi, che sono giovani, rischiari tu stesso le cose e le chiami. Non sai ancora che sotto la terra c'è roccia e che il cielo più azzurro è il più vuoto. Per chi come me non ci vede, tutte le cose sono un urto, non altro. Ma sei pure vissuto praticando gli dèi. Le stagioni, i piaceri, le miserie umane ti hanno a lungo occupato. Si racconta di te più di una favola, come di un dio. E qualcuna così strana, così insolita, che dovrà pure avere un senso. Magari quello delle nuvole nel cielo. Sono vissuto molto. Sono vissuto tanto che ogni storia che ascolto mi parla mia. Che senso dici delle nuvole nel cielo? Una presenza dentro il vuoto. Ma qual è questa favola che tu credi abbia un senso? Sei sempre stato quel che sei, vecchio Tiresia? Ah, ti afferro. La storia dei serpi. Quando fui donna per 7 anni. Ebbene, che ci trovi in questa storia? A te è accaduto, e tu lo sai. Ma senza un dio queste cose non accadono. Tu credi? Tutto può accadere sulla terra. Non c'è nulla di insolito. A quel tempo provavo disgusto delle cose del sesso. Mi pareva che lo spirito, la santità e il mio carattere ne fossero avviliti. Quando vidi i due serpi godersi e mordersi sul muschio, non potei trattenere il mio dispetto. Li toccai col bastone. Poco dopo ero donna e per anni il mio orgoglio fu costretto a subire. Le cose del mondo sono roccia, Edipo. Ma è davvero così vile il sesso della donna? Niente affatto. Non ci sono cose vili se non per gli dèi. Ci sono fastidi, disgusti e illusioni che toccando la roccia dileguano. Qui la roccia fu la forza del sesso, la sua ubiquità e onnipresenza sotto tutte le forme e i mutamenti. Da uomo a donna e viceversa. 7 anni dopo rividi i due serpi. Quel che non volli consentire con lo spirito mi venne fatto per violenza o per libidine. E io,
Uomo sdegnoso o donna avvilita, mi scatenai come una donna e fui abietto come un uomo. E seppi ogni cosa del sesso. Giunse al punto che uomo cercavo gli uomini e donna le donne. Vedi dunque che un Dio ti ha insegnato qualcosa. Non c'è Dio sopra il sesso. È la roccia, ti dico. Molti dei sono belve, ma il serpe è il più antico di tutti gli dei. Quando si appiatta nella terra, ecco, hai l'immagine del sesso. C'è in esso la vita e la morte. Quale Dio può incarnare e comprendere tanto? Ma tu stesso l'hai detto. Tiresia è vecchio, non è un Dio. Quando era giovane, ignorava. Il sesso è ambiguo, è sempre equivoco. È una metà che appare un tutto. L'uomo arriva a incarnarselo, a viverci dentro come il buon nuotatore nell'acqua. Ma intanto è invecchiato. Ha toccato la roccia. Alla fine, un'idea, un'illusione gli resta. Che l'altro sesso ne esca sazio. Ebbene, non crederci. Io so che per tutti è una vana fatica. Ribattere quanto tu dici non è facile. Non per nulla la tua storia comincia coi serpi, ma comincia pure col disgusto, col fastidio del sesso. E che diresti a un uomo valido che ti giurasse di ignorare il disgusto? Che non è un uomo valido, è ancora un bambino. Anch'io, Tiresia, ho fatto incontri sulla strada di Tebe e in uno di questi si è parlato dell'uomo, dall'infanzia alla morte. Si è toccata la roccia anche noi. Da quel giorno fui marito e fui padre, e re di Tebe. Non c'è nulla d'ambiguo o di vano per me nei miei giorni. Non sei solo, Edipo, a credere questo. Ma la roccia non si tocca a parole che gli dèi ti proteggono. Anch'io ti parlo e sono vecchio. Soltanto il cieco sa la tenebra. Mi pare di vivere fuori del tempo, di essere sempre vissuto. E non credo più ai giorni. Anche in me c'è qualcosa che gode e che sanguina. Dicevi che questo qualcosa era un Dio. Perché, buon Tiresia, non provi a pregarlo? Tutti preghiamo qualche Dio. Ma quel che accade non ha nome. Il ragazzo ha negato un mattino d'estate. Cosa sa degli dèi? Che gli giova pregare? C'è un grosso serpe in ogni giorno della vita e si appiatta e ci guarda. Ti sei mai chiesto, Edipo, perché gli infelici, invecchiandosi, accecano? Prego gli dèi che non mi accada.